Avete bisogno innanzitutto di acqua, sabbia, cemento, calce, cariola, badile, cazzuola, secchio, asse di legno e frattazzo. Per prima cosa preparate l'intonaco in una cariola. Le proporzioni sono di 2 secchi di sabbia, mezzo secchio di cemento e 1 di calce, oltre all'acqua, che andrà aggiunta fino a raggiungere la consistenza voluta, mentre lo si mescola con un badile, badando che l'intonaco non sia né troppo liquido né troppo pastoso. Prima di stendere l'intonaco sul muro, schizzatelo con un pennello bagnato. Poi stendete l'intonaco servendovi della cazzuola. Una volta che l'avrete steso, dovete poi livellarlo servendovi di un asse di legno con un movimento dal basso verso l'alto e applicando una leggera vibrazione alla staggia. Passate tutta la parete fino a ottenere una stesura uniforme. Questo però non è l'ultimo passaggio che dovrete eseguire. Per rifinire ulteriormente l'intonaco dovrete passarlo con il frattazzo con una serie di ampi movimenti circolari. Ora il vostro intonaco è perfettamente steso, pronto eventualmente a essere dipinto. Vi ricordiamo tutti i materiali di cui avete bisogno: acqua, sabbia, cemento, calce, cariola, badile, cazzuola, secchio, staggia e frattazzo.